Ciao a tutti, siamo a Castano, nella splendida cornice di Villa Rusconi, dove è stata allestita da oggi una mostra che racconta tutta l'epopea della più grande azienda del territorio e anche una delle grandi aziende italiane, la Giuseppe Torno. Ho qui con me la signora Piera Torno, che è stata coadiutrice di questa mostra e alla quale vorrei chiedere, buongiorno Piera, buongiorno. Vorrei chiedere come mai è venuta l'idea di questa mostra? Allora, l'idea è nata per non dimenticare, per far conoscere le generazioni più future. Giovani, no? Ma anche, no, anche le generazioni esistenti, però non, di far conoscere i progetti, un pochettino di che cosa si tratta, perché l'impresa Torno ha veramente fatto, curato progetti in tutto il mondo, tutto il mondo proprio, è stata in America, in Africa, ovunque. È conosciuta per le dighe, partendo dal famoso del Vajont, che fortunatamente grazie come alla diga, quale, ha tenuto, esatto, grazie no, alla quale non ci sono stati più vittime. Quindi per le dighe, per le grandi opere, ponti, viadotti, autostrade, la metropolitana di Milano, metropolitana di Milano, stadio San Siro, l'aeroporto di Linate, giusto? Guardi, un sacco di cose, io non le sapevo neanch'io, pian piano scartabellando nei documenti ho trovato Disneyland Parigi, è vero, e quindi niente, adesso questa qui non è una mostra sull'impresa Torno, è la punta da capocchia di uno spillo di quello che potrebbe aver fatto l'impresa Torno. E niente, abbiamo cominciato, abbiamo dato il via, la documentazione era troppa, non si poteva fare una cosa fatta bene, per cui abbiamo dato il via a questa cosa così, è una partenza, è un... e poi vedremo, ci ripromettiamo di fare qualcosa di più ben fatto. Tra l'altro molto interessante anche per chi non ha un diploma da geometra, una laurea in ingegneria e quindi non è un tecnico, tecnica, io stessa che non capisco niente di costruzioni mi sono interessata perché il materiale d'archivio è veramente notevole, delle foto bellissime e molto immediate, cioè senza didascalie si capisce qual è la grandezza di queste grandi opere, sì. Se posso dire. Ci sono là progetti, ci sono... ma c'è veramente di tutto, bisogna avere tanto tempo, scegliere. Non abbiamo aperto neanche tutte le scatole, cioè abbiamo aperto le prime quattro, poi abbiamo detto ok, fermiamoci. Ecco, dove avete trovato il materiale? Nei vecchi magazzini dell'impresa. Dall'azienda. Ci sono ancora parecchie cose a livello documentario, perché poi macchinari eccetera non ce l'ha più niente. Abbiamo raccolto comunque oggetti anche per le decorazioni, sì. Anche il mattonello di porco. Cubetti di porfido sono loro. I timbri degli uffici. Comunque veramente anche il porfido viene da là. È roba che usavano l'azienda. Loro. Sì, non abbiamo. Abbiamo cercato insomma. Fino a quando sarà aperta la mostra? Allora sicuramente fino al 2 di dicembre, benissimo. Fino a domenica prossima. Benissimo, certo. E poi vediamo se c'è interesse, magari la lasciamo aperta una. Per il momento è fino al 2 di dicembre. Fino al 2 di dicembre presso il Palazzo Comunale. Al sabato e la domenica aperta mattina e pomeriggio e invece durante la settimana in orari di apertura del comune. Va bene, perfetto. Grazie a Piera Torno, grazie a voi, Carla Rizzi, Corriere Alto Milanese.